Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Anna Ranzani, tanti di voi mi conoscono. Oggi iniziamo la nostra lezione del mercoledì. Come vi avevo scritto, se qualcuno l'ha letto nel post, oggi ci servirà il bastone. Utilizziamo, perché tanti di voi non ce l'avranno, utilizziamo il manico della scopa. Se avete quello che si allunga, meglio ancora. Perché in base alla vostra mobilità di spalle almeno riusciamo a non sforzare troppo le articolazioni, ok? Quindi adattatelo più o meno alla vostra mobilità. Più o meno una lunghezza, cioè l'estensione più o meno di 1 metro oltre, ci siamo, no? Cioè in pratica dovete riuscire a tenere il bastone distendendo le braccia per riuscire a fare bene tutti gli esercizi. Ok, poi utilizzeremo il nostro solito tappetino e come al solito tanta buona volontà e tanto impegno per fare l'attività. Ok, tanto saluto tutti, un bacio, un abbraccio, buon mercoledì di novembre, oggi non è una giornata bellissima, però vabbè, almeno facciamo ginnastica con il sorriso. Ok, benissimo, iniziamo. Nostro consueto riscaldamento, la nostra consueta marcettina che non deve mancare mai. Ricordatevi che camminare sul posto, camminare muovendosi, brucia calorie senza sovraccaricare troppo le articolazioni, senza sovraccaricare troppo la colonna e ci fa stare bene. Ricordiamoci di abbinare la nostra respirazione che deve essere il più naturale possibile. Quindi non sforzata, ma neanche stando in apnea. Cerchiamo di trovare il nostro equilibrio, la nostra via di mezzo. Ok? Il bastone, già partiamo con il nostro bastone in mano, il manico della scopa. Oggi lo usiamo invece di pulire, lo usiamo per fare un po' di esercizi. Ok? Quando parlo mantengo sempre le gambe in movimento e dall'altra parte spero che voi stiate facendo la stessa cosa. Quindi mi raccomando, eh? Ok, bastone più o meno all'altezza del petto, facciamo delle distensioni morbide abbinate alla nostra marcia, ok? Quindi partiamo con un bel respiro, inspiriamo e buttiamo fuori e andiamo col nostro bastone, ne facciamo solo 10, vi ricordo, petto aperto, spalle belle dritte, marcettina bella tonica, bella in movimento, eh? Dai che andiamo stamattina, spingo, uno. Ritorno, le gambe sono più veloci delle braccia, eh? Dai, due, andiamo, butto fuori, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. E l'ultimo 10, perfetto, abbassiamo un attimo, continuiamo con le gambe, ragazzi e ragazze, le gambe non si fermano mai, andiamo avanti, che adesso non c'è la scusa del caldo, quindi andiamo, perfetto. Adesso facciamo la stessa cosa, ma distendiamo una volta le braccia verso destra, torno al centro, al petto. E l'altra volta le distendo a sinistra, ok? Partiamo sempre con la nostra respirazione. Inspiro. Uno, poi naturale, eh? Due, tre, quattro, spalle dritte, cinque, non ingobbitevi, piegatevi in avanti. Sei, dritti, stringere sempre anche la pancia. 7, 8, 9 e 10, benissimo. Gambe, ragazzi, oggi la marcia non si ferma mai, forza, neanche quando parlo, voi continuate, mi raccomando. Benissimo, adesso aggiungiamo la distensione indietro a braccia tese, quindi parto dalle gambe, sollevo le braccia col bastone e spingo indietro. Qua attenzione all'articolazione della spalla, se avete problemi larga l'impugnatura al bastone, se non avete problemi larghezza delle spalle, ok? Quindi spingo indietro, morbido, non esagerate mai, spingo, uno, respirazione. 2, bella
belle dritte o belli dritti. 3, belli dritti, pancia in dentro. 4, come si dice, pancia in dentro, petto in fuori. 6, butto fuori. 7, 8, 9 e 10. Marcia sempre, eh? Non vi voglio vedere con le gambe ferme. Io vi vedo anche da qua, mi raccomando. Marcia, 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 marcia. Andiamo. Benissimo. Siamo? Abbiamo fatto spinte, spinte indietro. Adesso solleviamo i gomiti, ok? Con le spalle che stanno in posizione naturale. Vuol dire che da qua sollevo i gomiti e li rispingo giù, ok? Spingendo bene giù anche le spalle. Apro bene il petto, pancia sempre in tensione, gambe sempre in movimento, non fermatevi mai. Sollevo i gomiti, inspiro e butto fuori. 1, 2, 3, 4, 5, mi raccomando, non solo le mani, tanti fanno questo, fermatevi un attimo, tanti fanno questo, no, sui gomiti, ok? 6, andiamo con le gambe, non sono ferme, 7, 8, 9 e l'ultimo 10, continuiamo a marciare, eh? Forza, andiamo. Adesso giriamo l'impugnatura delle mani, i gomiti sono belli attaccati al busto, bastone appoggiato alle gambe, sempre con la marcia bella sostenuta. Arriviamo al petto, petto spalle più o meno, e riportiamo giù. 1, 2, 3, continuiamo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso fermiamo un attimo la marcia, dobbiamo fare un esercizio, gambe divaricate, ok? Adesso vi concedo di tenere le gambe ferme, gambe belle divaricate, piedi dritti, bastone, braccia in alto, devo cercare di appoggiare il bastone dietro alle spalle. Se ho problemi di cifosi, cioè di schiena troppo curva in avanti, la parte alta, o di cervicale che spinge un po' troppo in avanti, che vi fa troppo, che vi dà fastidio, che vi fa male, questo esercizio è meglio evitarlo o farlo a passo larghissimo. Vuol dire con le mani all'estremità del bastone, ok? Quindi l'esercizio normale è questo. Piego le gambe spingendo il sedere indietro, quindi faccio gli squat con le gambe e appoggio il bastone dietro con la testa e il mento dritto. Se faccio questo, vuol dire, oppure questo che mi si appoggia così, vuol dire che l'esercizio non va bene. Quindi versione più semplice, passo largo delle mani, ok? Quindi appoggio qua, sempre con lo squat. Oppure, se non riesco nessuno dei due, appoggio avanti al petto, ok? Pronti? Di queste ne facciamo 10. Bene indietro il sedere, stringo bene la pancia, inspiro. Bene dietro il sedere, eh? 1, 2, 3, 4, dietro, 5, 6, mento dritto, 7, 8, 9, rimango giù con le gambe, la schiena è dritta, devo lavorare le gambe, sedere in fuori, indietro, scusate, sollevo e appoggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sei. Forza, marcia, marcia, marcia. Ok, non fermate la marcia che vi spiego il prossimo esercizio. Bastone dietro, ok? O manico della scopa. Spalle belle indietro, mento dritto, solleviamo trascinando il bastone, ok? Devo far scorrere sulla colonna, non staccandolo, eh? Lo solleviamo alla mia altezza massima, dove arrivate, arrivate, lo facciamo per 10 volte. Inspiro. Andiamo, su, bene. 1, spalle dritte, pancia in dentro. 2, via con la marcia, non è ferma. 3, 4, su, bene. 5, andiamo con queste gambette. 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. Sempre col bastone dietro, le gambe non si fermano, vi controllo da qua. Andiamo, op, op, forza, aumentiamo un po' il ritmo di queste gambe, dai che ci scaldiamo bene. Ok, adesso lo dobbiamo fermare un secondo. Gambe divaricate, piedi dritti. Le gambe sono leggermente piegate, ok? Mi metto con le spalle dritte e devo sollevare le braccia tese. Sono così, questa posizione della schiena, sollevo le braccia. Mi raccomando, non è questo, ok? Sono dritti, faccio anche solo così, però non voglio vedere che vi ingrubbite in avanti, belli dritti. Piego, me lo faccio vedere sul fianco così lo vedete meglio. Faccio finta di essere seduta sul bastone, no? Come posizione. E da qua sollevo. 1, guardo bene avanti col mento. 2, 3, dritte le spalle. 4, 5, 6, 7. Morbido il movimento, non deve essere un movimento di scatto, è morbido. 8, 9 e 10. Anche qua mi sono dimenticata di dirlo. Se faccio fatica, allargo le mani, ok? Dovrebbe venire in automatico, ok? Più avvicino, più faccio fatica, più allontano, meno faccio fatica. Ok, perfetto, benissimo. Adesso teniamo il bastone dritto avanti, con le gambe sempre divaricate, leggermente piegate come prima. Quando si fanno gli esercizi in piedi, ricordatevi, le gambe vanno tenute sempre un pochino piegate per evitare di caricare la schiena. Quindi io faccio lavorare le mie gambe e non carico sulla colonna. Perfetto. Ok, sono in questa posizione, faccio girare le braccia. Da una parte e dall'altra. Mobilità delle spalle. Inspiro. Tese, dritte, perfettamente dritte avanti le braccia, Più avvicino anche qua l'impugnatura, più sforzo, più allontano, meno faccio fatica. Ok? Benissimo. E giriamo. Adesso mettiamo il bastone come se fosse uno zainetto. Ok? Spingo bene con le braccia, faccio appoggiare bene il bastone alla colonna, ok? Sono così, sempre la mia posizione o del motorino, chiamatela come volete, posizione seduta, ok? Sono dritta con la schiena, vado in torsione, mi aiuto col bastone a tenere la colonna dritta, ok? Giro da una parte e giro dall'altra, sempre con le gambe leggermente piegate, mai tenerle così, ok? Perché tengo le gambe così, carico sulle ginocchia, carico sulla colonna, non serve a nulla. Quindi io faccio lavorare le mie cosce, tengo la mia schiena dritta, faccio lavorare tutta la muscolatura della schiena e la mia postura migliora. Perfetto. Adesso
Facciamo degli slanci, accompagnate gli slanci degli arti inferiori, quindi delle gambe, accompagnando il movimento col bastone. Quindi parto dalle gambe, appoggio il bastone alle gambe, sollevo il bastone più o meno altezza spalle e la mia gamba tesa in fuori, ok? Sempre gambe divaricate, le tengo quando sono in posizione statica leggermente piegate, sollevo e ritorno, ok? Sempre con la destra, sollevo e ritorno, spalle dritte, uno, butto fuori, espiro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Cambiamo con l'altra gamba, sempre gambe leggermente divaricate. Uno, due, palci in dentro, tre, stringete anche le chiappe, quattro, appoggio morbido quando scende la gamba, 5, non la lascio cadere, devo tenere il muscolo e appoggiarlo all'ultimo, 6, 7, piede a martello, bella intenzione, 8, 9 e 10, riprendiamo con la nostra marcia, pensavate che mi ero dimenticata, e invece andiamo con le gambette. Adesso facciamo la stessa cosa sollevando la gamba in fuori, ma le braccia col bastone le porto fino alto dietro. Noterete che con questo slancio la gamba si solleva molto di più, è molto più semplice. Ok, quindi parto, fermiamo la marcia, parto, spingo, sollevo e riporto giù. Ok, spingo, sollevo, tengo, uno, tengo un attimo. 2, cercate di stringere tutto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10, marcettina intermedia, poi cambiamo gamba, andiamo Ritmo con le gambe, più veloci, aumentate il passo, ok, pronti con l'altra gamba, posizione, belli dritti con le spalle, slancio dietro, solleviamo l'altra gamba, uno, butto fuori, due, tre, spalle dritte, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Ricominciamo con la nostra marcia. Benissimo. Adesso facciamo delle flessioni della gamba, quindi sollevo la gamba piegata, la fletto e spingo avanti, ok? Il bastone. Stavolta le facciamo con un passo avanti alternate, quindi spingo, torno indietro, cambio con l'altra gamba e spingo, ok? Alternato, via, uno, torno, cambiate gamba, due, torno, la schiena è sempre dritta, tre, torno, quattro, 5, andiamo, 6, 7, 8, torno, 9 e l'ultimo 10, benissimo, continuiamo con la nostra marcia, adesso facciamo la stessa cosa, quindi col passo avanti calciando la gamba, quindi passo avanti, spingo, calcio, torno, cambio con l'altra,
su bene la gamba e la schiena dritta. Via. 1. Torno. 2. Torno. 3. Torno. 4. Pancia in dentro, non state molli. 5. 6. 7. 8. 9. E l'ultimo, 10. Marcia, via. Ritmo, ritmo, ritmo con le gambe. Apro, continua a marciare, Dai, aumentate il ritmo, spalle belle dritte. Con questo ritmo di marcia, ruoto, ok? Da una parte e ruoto dall'altra. Il busto è dritto, mi raccomando. Giro le braccia da una parte e dall'altra. Ritmo con le gambe, Dai, andiamo. Benissimo. Ultima. Ok, rallentiamo, chiudiamo le gambe. Bene, adesso con le gambe divaricate, i piedi dritti, il bastone lo porto dietro, vado giù a gambe piegate, ok? Rilasso testa e spalle. Quando sono giù, prendo il bastone da dietro, da davanti verso dietro, raddrizzo le gambe e tiro leggermente, ok? Inspiro e butto fuori. Tiro, rilassate la testa, ok, piego le gambe, non salgo mai le gambe tese, riporto il bastone avanti, torniamo su, prepariamo il tappetino, bastone per oggi possiamo appoggiarlo, mettetelo via, prepariamo il nostro tappetino. Ok, ci sdraiamo a gambe piegate, ok, vi aspetto un attimo che vi preparate, benissimo, ok, appoggiamo, benissimo, adesso facciamo gli addominali bassi, cioè per la parte sotto del retto dell'addome, ok, appoggiamo bene i palmi. Ricordatevi il discorso che vi ho fatto della retroversione. Quindi quando faccio questi esercizi con le gambe per gli addominali, la prima cosa da fare è schiacciare bene la pancia sotto. Poi non deve passare niente, Ok? Quindi retroversione, schiaccio bene la schiena e stringo bene gli addominali contro, braccia lunghi fianchi, spalle belle appoggiate, punte sollevate oltre le ginocchia, faccio scendere le gambe, quindi inspiro e butto fuori, sempre 10, 1, il mento giù, 2, schiacciate la pancia, 3, schiena bene contro, 4, 5, 6, inspiro, 7, 8, 9 e 10, gambe su, tenete le gambe su, in alto, adesso facciamo delle aperture e chiusure delle gambe, non tenetele come degli stoccafissi dritte, leggera, ma proprio leggera flessione del ginocchio per non caricare troppo sull'articolazione, ok? Quindi piedi li tengo a martello, qui sono proprio, non sono perfettamente dritte ma quasi, la schiena che schiaccia contro come prima, quindi stringendo gli addominali con la retroversione, apro e chiudo, ok? Gambe dovrebbero essere più o meno a 90 gradi, altezza delle anche, via, 1, mento giù, 2, 3,
quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Benissimo, adesso facciamo partire una bicicletta velocissima, ok? Dai, uno, due, scordatevi di respirare, eh? Tre, quattro, giù il mento, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Stendiamo una gamba e tiriamo l'altra. Non so se si vede tutta, mi si vede tutta? Sì. Mento giù, eh. Inspiro. Ok. Cambiamo con l'altra gamba, tiro l'altra. Piede a martello. Ok, adesso solleviamo tutte e due le gambe, apriamo le braccia sotto all'altezza delle spalle, non serve portarle dietro, basta qua, ok? Testa che guarda in alto, mento giù, le gambe sono il più possibile verso il petto, sposto da una parte e dall'altra. Testa ferma, da una parte e dall'altra. Palmi rivolti verso il pavimento per schiacciare giù bene la parte alta, quindi delle spalle. Appoggio le gambe da una parte, tirando il più possibile verso il petto, la mano vicino alle ginocchia schiaccia, il braccio lo abbasso, questo qua che è teso, giro la testa dalla parte opposta delle gambe. Benissimo, cambiamo dall'altra parte, spostiamo le gambe dall'altra parte, la mano vicina schiaccia, tira su e schiaccia, questo braccio si abbassa, giro la testa dall'altra parte. Perfetto, torno con le gambe piegate, ok? E facciamo gli addominali alti, quindi per la parte sopra, sempre del retto dell'addome. Vi ricordo, mani dietro la testa che sostengono il collo, sguardo rivolto verso il soffitto, gambe leggermente divaricate, belle impiantate per terra, i gomiti rimangono aperti, salgo, staccando testa e spalle ma spingendo in alto, non tirando il collo in avanti, devo salire pensando di portare il naso verso il soffitto, devo far lavorare gli addominali, okay? Quindi non devo fare questo movimento quando parto, ma il movimento di partenza è questo, ok? Che la testa si appoggia sulle mani, quando salgo butto fuori, quando scendo inspiro. Se vengono fatti bene sentite la differenza, perché questi non sono addominali, ma sto stirandomi il collo, me lo sto rovinando. Questi spingendo in alto, sì. L'altezza non è importante, dipende dall'allenamento, ok? Io basta che faccio anche solo questo e sento che tirano gli addominali, ok? Facciamo sempre 10. 1, butto fuori, scendo, inspiro, ricordatevi il sostegno della testa. 2, 3, 4, guardate sempre il soffitto. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ne facciamo ancora, forza,
Gambe sempre leggermente divaricate, appoggiate bene i piedi. Riportiamo le nostre mani dietro la testa, ok? Stendiamo una gamba avanti col piede a martello. Sollevo il busto sollevando testa e spalle, guardando sempre il soffitto, piego, porto il gomito verso il ginocchio opposto. Stendo la gamba che rimane sollevata e riappoggiamo il busto, sempre con questa gamba, ne facciamo 10. 1, butto fuori, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambiamo con l'altra gamba, stendo l'altra, sollevo, piego, 1, 2, 3, guardate sempre in alto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allarghiamo le gambe, allarghiamo le braccia, posizione della stella. Guardo sempre su. Benissimo. Rilassiamoci bene con la nostra respirazione, quella profonda, quella col diaframma, quindi mettiamo la mano sulla pancia e facciamo il palloncino, faccio un bel palloncino e lo sgonfio, lento, eh? Ok, l'ultimo. Benissimo, adesso molto lentamente, mai alzarsi di scatto, anche se si pensa di essere giovani, forti e in forma, ricordatevi di alzarvi lentamente. Mi giro e mi rialzo piano piano, ok? E ci mettiamo in posizione seduta. Aspettate che giro il tappetino dritto. Ok, bene, adesso avviciniamo la nostra pianta dei piedi e rilassiamo le nostre gambe. Vi ricordo la famosa corda che tira la colonna verso l'alto, ok? Anche il collo, quindi se qualcuno vi tira su, non state giù così tutti gobbi, belli dritti. Usate i piedi e le mani per tirarvi su bene verso l'alto, ok? Bene in allungo. E spingo, devo cercare di allargare, di allungare bene la parte qua e le cosce, di schiacciare bene le ginocchia verso il pavimento, molleggiando. Bene, belli dritti. Ok. Adesso stendiamo una bella gamba avanti col piede a martello, appoggiamo il piede vicino al ginocchio, ci raddrizziamo bene e ci allunghiamo verso il piede, guardando bene dritto avanti. Tiriamo sulla schiena, bella dritta, ci giriamo in torsione verso la gamba piegata, mano sul ginocchio, che schiaccia un pochino giù, mi giro a guardare dietro. Ah, non col braccio così appoggiato, su belli dritti.
Cambiamo gamba, facciamo la stessa cosa con l'altra gamba. Tesa, appoggio bene il piede, piede questo qua è a martello, mi allungo avanti verso la gamba tesa. Salgo lentamente, mi giro, schiena dritta, mi giro in torsione, mano sul ginocchio, mi giro a guardare dietro, questo è bello dritto martello, eh. Ok, stendiamo le gambe, tutte e due, belle tese. E ci allunghiamo il più possibile. Prima ci allunghiamo in alto, facciamo finta di raccogliere qualcosa e poi scendiamo lentamente verso i piedi, ok? Testa che guarda dritto avanti, vi ricordo di non ingobbirvi neanche qua, mi allungo avanti. Benissimo, incrociamo le gambe se siete comodi, se no le tenete come prima, distese avanti. Raddrizziamo le nostre spalle, appoggiamo bene le mani sulle ginocchia e facciamo un bel sollevamento e rilassamento delle spalle. Inspiro. C'è l'orologio che mi disturba, scusate. Benissimo. Ricordatevi di stare belli dritti con la schiena, di non scivolare. Ok, ci raddrizziamo tutti bene, anch'io compresa. E ruotiamo una volta indietro le spalle e una volta in avanti, circonduzione indietro, circonduzione in avanti, morbida, non di scatto, è rilassata, dobbiamo sciogliere la tensione delle spalle e del collo e della cervicale. Ve l'avrò ripetuto tante volte, ve lo ridico anche oggi. Questi esercizi andrebbero fatti tutti i giorni perché tutti noi stiamo in posizioni scorrette durante la giornata. Ok? Quindi sciogliere le tensioni delle spalle e del collo evita infiammazioni successive. Benissimo. Sempre con la mia schiena bella dritta, rilasso le mie mani, le appoggio, facciamo lavorare il collo, quindi prima mi allungo verso l'alto, poi vado in torsione, giro la testa da una parte e cambio dall'altra. Morbido il movimento, da una parte e cambio dall'altra. Adesso facciamo il nostro doppiamento, la nostra flessione del collo, ritorno su dritto, schiaccio bene, raddrizzando anche bene bene le spalle e riporto il mento in avanti. Doppiamento, lo riporto in avanti. Adesso con la mano destra vado verso l'orecchio sinistro e inclino leggermente il collo. Allungo bene. Non fate una cosa troppo aggressiva, è morbido l'appoggio della mano sull'orecchio. Cambiamo dall'altra parte, mano sinistra, orecchio destro. Spalle dritte, non tiro le spalle insieme al collo, le spalle sono dritte, inclino solo il collo.
Benissimo, portiamo tutte e due le mani dietro la testa, schiacciamo giù, facciamo il nostro bel doppiamento, con le mani facciamo una leggera pressione, non esagerate, eh? Schiaccio le spalle, vi ricordo sempre dritte. Ritorno su, allungo bene le braccia in alto, tiro, appoggio una mano, ok, e mi inclino. Scusate. Cambiamo dall'altra parte, eravamo a questo esercizio, eh? Ok, cambiamo dall'altra parte, appoggio e mi allungo. Benissimo, adesso con le gambe sempre incrociate mi allungo avanti, okay, come se devo prendere una corda avanti e poi appoggio le mani a terra rilassando la testa. Salgo lentamente, ci facciamo un applauso che oggi abbiamo lavorato tanto e bene. Bravi tutti! Un bacio e un abbraccio, vi aspetto settimana prossima, ok? Sempre alle 10:30 di mercoledì. Buon fine settimana a tutti, un bacione e un abbraccio. Ciao ciao!